Buonasera amici spettatori, telespettatori, facebookiani, che ci seguite dal telefono, dai tablet, dal computer, dalla TV, ormai ci seguono un po' dappertutto e questo non fa altro che riempirci di gioia. Siamo qua questa sera ad Ossobuono ancora per commentare per il secondo sabato consecutivo una partita interna delle ragazze della Pallamano Event Class ad Ossobuono che stasera affronteranno la società di Teramo, che mi farà compagnia questa sera. Ho qui il presidente Marco Beghini. Ciao Marco. Ciao a tutti. Benvenuto. Ciao a tutti. In modo improprio mi sono appropriato della postazione di Alberto che sta festeggiando alle nostre spalle. Esatto, che questa sera non è presente per motivi dire lavorativi è un po' forzata. Comunque ciao Alberto. Ciao Alberto. E buon divertimento. E buon per quello che e devi fare. E tanti auguri. E tanti auguri di buon compleanno. Prima di iniziare vi do velocemente lettura delle due formazioni che scenderanno in campo questa sera. Per il Teramo abbiamo Di Giugno, Casu, Bonfini, Falini, Palari, Macrone, Capone, Bergallo, Tancredi, Macinati, Di Giacomo, Bucceroni. Allenatore è il signor Labrecciosa. Per quanto riguarda la Pallamano Vemplas ad Ossobuono abbiamo Moretti, Losco, Biondanni, Dolci, Merzi, De Marchi, Zanette, Stefanelli, Ampezzan, Luchin, Ghirardi e Mazzieri. In panchina sempre Escanziano, Sanchez e Roberto e Marisa Adami. Questa sera voglio coinvolgere subito Marco perché sì. Intanto ha inizio iniziamo la partita sì. Con la pila palla manovrata da Ampezzan e Stefanelli. Intanto nella formazione di partenza Marco vedo già subito un qualcosa di particolare in quanto non è in campo Ghirardi sì. Nella postazione di terzino sinistro, ma abbiamo Stefanelli che comunque è una valida alternativa, però è una cosa un po' diciamo diverso, insolita. Sì. Il fatto è il fattaccio, l'ennesimo infortunio successo mercoledì. Durante la partita infrasettimanale dell'Under 19 Sofia si è infortunata un dito dopo 10 minuti di gara, un infortunio casuale perché ha sbattuto con la mano davanti addosso all'avversario e si è lussata il dito della mano sinistra. Comunque ha fatto niente di grave, ha fatto regolarmente allenamento giovedì. È una partenza un attimino sì. In gestione da parte del mister di Roberto. Intanto vediamo una ripartenza veloce di Stefanelli per De Marchi che dall'ala sinistra mette dentro subito la palla del 2-0, parte col piede giusto, la palla a mano va in plastico Ossobuono e questo non può essere altro che di buon auspicio sì. Marco, in quanto come sappiamo le ragazze di Ossobuono non stanno certamente passando un bel periodo, no. Veniamo da 4 sconfitte consecutive e questa sera veramente abbiamo molto bisogno di fare il risultato pieno. Ampezzan sì, ne abbiamo bisogno come veramente porta la partita sul 3-0. Scusami Marco, sì, le ragazze l'ambiente ne ha bisogno di fare 2 punti perché di rompere questo digiuno che dura da 4 giornate sì. Per carità ci aspettavamo perché le 4 partite che abbiamo fatto non erano certamente le più facili certo, però certo. Diciamo che le ragazze hanno reso non quello che ci si aspettava e adesso si spera in queste ultime gare, in queste prossime gare intanto di affrontare in maniera ancora giusta. Veloce di Ampezzan, se doveva esserci amici una partenza migliore non poteva. 2 minuti e 20 di gioco, 4-0, 4 ripartenze veloci della Pallamano Vempla Stato Ossobuono. Ampezzan sugli scudi, 3 dei 4 gol sono siglati da lei, ma lei sappiamo quando si parla di ripartenze veloci, contropiedi o seconda case già è avvantaggiata dal pane. Certamente, già avvantaggiata dal fatto che gioca nella postazione centrale più avanzata in difesa, perciò diciamo che è sempre la prima che riparte e dopo ci mette del suo, è scaltra, sveglia, è veloce, pertanto è veramente il suo pane come sì. Dici tu Marco. È vero. Dicevo un attimo fa che non potevamo aspettarci che proprio visto il periodo da cui veniamo, 4 sconfitte consecutive che non dico che possano lasciare il segno nell'umore delle ragazze, nello spogliatoio, nell'ambiente,
ma non possiamo neanche dire che non facciano niente, no, che non abbiano infatti, creato no. nessun disagio. Non c'è stata assolutamente l'indifferenza, perché abbiamo parlato anche col mister stesso, insomma ci può stare in questo momento qua, però essere uno stop così prolungato bisogna fermarlo, perché sennò no. Assolutamente, intanto abbiamo visto una penetrazione del numero 2 della Casu, che è stata fermata in modo regolare da Stefanelli, e gli arbitri hanno decretato il tiro dei 7 metri. Abbiamo Palari pronta sul tiro dei 7 metri per il tiro di rigore, c'è stato un avvicendamento in porta, è entrata Moretti al posto di Lucchin. Indovina la traiettoria, ma non riesce ad arrivare sulla palla. Muove il tabellino anche Teramo, e la partita, quando sono passati 3 minuti di gioco, poco meno, è sul 4-1 per la palla a mano ben plastato su Buono, che ricomincia a manovrare con Ampezzan. Stefanelli che va al tiro dalla distanza, brava Losco, spara il portiere di Giugno, interviene Losco sotto misura e infila la porta sguarnita, perciò palla per punteggio che si porta sul 5-1. Marco, sì, non dobbiamo, ovviamente siamo partiti bene, siamo partiti concentrate, però non dobbiamo mollare questa partita qua, perché non bisogna, anche se loro sono ultimi in classifica, hanno vinto 2 partite solamente delle 19 disputate fino ad oggi, però il rischio è dietro l'angolo. Guarda, io penso che più che parlare di tante cose, Marco, sia assolutamente importante, peccato per questo tentativo di tiro in volè, chiamiamolo così, da parte di Ampezzan, che ha la palla sbattuta sul palo. Palari che tenta di sfondare, viene fermato in modo energico da Losco, fallo sui 10 metri e riparte l'azione d'attacco del Teramo. Sì. Diciamo Palari ancora per Bonfini. Passaggio sbagliato, palla persa, possibilità di ripartenza veloce per Dossobuono, che purtroppo non va a buon fine, e allora si riparte con un'azione manovrata. Per concludere il discorso di prima, Marco, mi parlavi dell'ultima in classifica, del fatto che abbiano vinto soltanto 2 partite vere. Io penso che più che guardare a quanto fatto, dobbiamo ricordarci molto bene la nostra partita di andata, che in teoria doveva essere, intanto Losco mette la palla in 3-1, doveva essere una partita da vincere con ampio margine. Alla fine non possiamo dire che abbiamo sofferto, ma certamente non abbiamo vinto in scioltezza. Eravamo, se ben ricordo la partita del ritorno, di andata, io non c'ero giù a Teramo, quindi, però ovviamente sono venuto a saperlo, le nostre erano sopra di 15 a 10 minuti dalla fine, alla fine hanno vinto di 3. Ecco, c'è stato un rilassamento pazzesco. Ecco, questo è il discorso. Intanto ancora Ampezzan lanciato. È quello che dicevo prima, non bisogna rilassarsi. Se c'è da fare 40 gol, bisogna farne 42, c'è poco da fare. Questo sport qua è così, non puoi permetterti di rilassarti o di mollare un attimo, perché gli altri ti castigano. Marco, logicamente stiamo parlando comunque della massima serie, della Serie A, della femminile, perciò chi è qua sicuramente, chi più chi meno, comunque si sono tutte quante meritate il fatto di giocare in questa categoria. Ancora un buon recupero Lucchin per De Marchi, che in questo caso non me ne voglia Alessia, non è Ampezzan, là sulla palla non ci arriva, scusami Alessia, ma questo è il dato di fatto. Probabilmente Lucchin aveva calibrato il lancio per Ampezzan, solo che la velocità, tanto c'è Casu che entra in modo un po' scomposto, l'arbitro vede un movimento comunque di Biondani che va a chiudere la postazione. Ancora un tiro, un fallo, perciò un fallo dei 9 metri decretato dalla coppia arbitrale. Pellari finta il tiro, palla per Casu, ancora invasione del pivot, ripartenza veloce ancora per Ampezzan, che è già davanti alla porta e continua imperterrita, sta veramente trascinando la squadra su un ampio margine. In questo momento, Marco, l'asse Lucchin, mi sembra che stia funzionando sembra che stia funzionando abbastanza bene. Adesso intanto c'è un buon tiro improvviso di Pellari, che trova non pronta Lucchin,
perciò ecco un ingresso di Stefanelli e in questo caso buonissimo l'intervento di Di Giulio, portiere di Teramo, che toglie praticamente dalla porta un gol fatto. Riparte l'azione d'attacco di Teramo con Casu. Cerca degli sbocchi di gioco. Le ragazze del Dosso Buono la lasciano arrivare tranquillamente sui 7 metri. Partenza veloce per Dosso Buono. Velocissimo Ampezzan, Losco, Biondani. Neanche il tempo di dire ho gioito, ho fatto gol, e subito hanno subito. Non sono neanche riuscito a entrare in difesa. Esatto, perciò il risultato che si porta sul 9-3. Continua imperterrita la marcia della Vemplas. Buono l'intervento di Luchin. Ancora ripartenza, non viene vista Ampezzan, viene vista adesso che naturalmente si fa lo spazio, anche se con un attimo di ritardo, mette la palla del 10-3. Mi piacerebbe vedere un attimino il tabellino, non ho qua sotto mano la statistica, ma penso che siamo al 6. Italia abbia fatti Elisa sicuramente, forse anche qualcuno in più. Per fortuna questa partenza nostra, questo diciamo momento un attimino di tranquillità nella gestione della partita, mi permette Marco di chiederti una cosa importante che tutti quanti, io per primo, ma tutti quanti i nostri amici da casa vorranno sapere: la situazione in infermeria, perché sta diventando, non dico una cosa, un fattore importante, un fattore molto importante, capire come siamo messi con l'infermeria e anche un po' le tempistiche per i recuperi. Partiamo in ordine, di tempo. Allora, De Togni, stagione ovviamente finita, cioè è stata operata a dicembre al crociato anteriore. Biondani, anche se pur spinta in modo un attimino energico, mette dentro la palla dell'11-3. Allora, De Togni, crociato anteriore, adesso sta facendo la sua bella riabilitazione. De Togni è una degli infortunati, esatto, di lungo corso, esatto, perciò lei sicuramente stagione finita. Manfredini, anche lei stagione finita, il 28 di marzo si opera la spalla, perché ha un tendine lesionato, quindi si opera la spalla. Sì. Invece le note positive vengono dagli altri infortuni, cioè da Guadagnini, Marchegiani e Cacciatore. Sì. Le quali contiamo di recuperarle tutte e tre dopo la lunga sosta di campionato che ci sarà adesso dopo questa gara. Infatti ricordiamo Marco. Sì. Intanto De Marchi mettendo la palla del 12-3, che adesso ci sarà una pausa di 3 settimane. Andremo fino alla settimana dopo Pasqua, si riprenderà la gara, e questo ci permette appunto di recuperare, che è dovuto agli impegni nazionale e dopo ovviamente della festività di Pasqua. Ok, benissimo. E quindi, per quanto riguarda il fronte nazionale, Marco, visto che mi hai ogni cosa viene cosa, deve gioire di qualche convocazione Dosso Buono, allora, c'è qualche buona novità? C'è stata la convocazione di Sofia Ghilardi, però appunto per impegni scolastici e per ovviamente per questo lieve infortunio che ha avuto non ha potuto andare via con la nazionale. Sì. Invece Francesca Luchin, questa volta non è stata convocata. Non è stata convocata, no. Francesca? No, non è stata convocata. Vabbè. Comunque va bene. Poco male. Si impegnerà di tutto il Dosso Buono. Certo, noi ci sta... Secondo me è peggio per la nazionale, in quanto non vedo quante ce ne possono essere. Intanto Losco mette dentro la palla del 3-4. Per nostra fortuna, Marco, sembrerebbe che la partita stesse prendendo una direzione che ci possa lasciare la possibilità di vivere una serata semi-tranquilla, semi-serena, in quanto l'abbiamo imparato sulle nostre spalle. Adesso chiamiamo Andrea e Gianni, facciamo una bella briscola in quattro. No. Lasciami stare la regia, che sono troppo impegnati a seguire la messa in diretta di questa delle partite, esatto, che Dosso Buono gioca sempre, che gioca in casa, e permettimi anche Marco di continuare a ringraziarli per l'ottimo lavoro che stanno svolgendo, pazzesco il lavoro che stanno facendo questi ragazzi,
oltre che a supportarci, a sopportarci, a fare un lavoro egregio, è veramente di ottima qualità. Cioè, diciamo che in tutta Italia e senza, soprattutto con una qualità ottima, quindi onore a loro. Assolutamente sì, assolutamente. Dopo purtroppo hanno dei commentatori che insomma ci mettiamo del nostro anche noi. No. Meglio, questa sera ci manca il nostro commentatore. Esatto, intanto vediamo una ripartenza veloce. De Marchi viene fermata, inevitabile. Ampezzan è lì pronta, recupera la palla e porta al massimo vantaggio la palla a mano dosso buono, che è il più 10. Quando sono passati neanche metà del primo tempo, siamo sui 15-5, perciò diciamo che la partita scorre via fin troppo veloce. Speriamo di non avere sorprese. Salute. Sì. Comunque no, adesso è importante a macinare il gioco, a essere sul pezzo, a impegnarci. Bravi Rene. Perché così che si vincono e soprattutto si vincono in una certa maniera. Intanto nel frattempo vado un attimino a guardare qualche amico magari che ci sta scrivendo sulla pagina Facebook. Vediamo se c'è qualcuno in particolare che noi dobbiamo salutare. Beh, ci sarà Alberto, spero che... Va bene che Alberto sarà in Gozzoviglia e a... Tu dici? Sì. È di festa Alberto questa sera. Intanto vediamo che... No, ma stanno giocando comunque, per carità. Cartellino giallo, anzi 2 minuti. 2 minuti per Capone. Rea di aver fatto un precedente giallo e allora secondo giallo scattano i 2 minuti in automatico. La partita attualmente sembra in discesa, visto che il risultato e visto soprattutto l'andamento e l'inerzia. Speriamo questi spunti li abbiano fino alla fine e magari con l'occasione di poter far giocare un po' tutte quante e magari risparmiare Sofia per questa sera, visto le sue non perfette condizioni fisiche. Sì, perciò diciamo che sembrerebbe appunto essere la partita che permette a Roberto di far giocare anche le più giovani, chi ha giocato un po' meno. Vedo che in panchina c'è Merzi, anche Dolci, sono due, esatto, notte da 19. Esatto, non rischiare magari Ghirardi, che è vero che non è un qualcosa di muscolare o cosa, insomma, però è sempre meglio non rischiare, perché un eventuale colpo alla stessa mano sullo stesso dito potrebbe creare dei disagi ben più lunghi dopo la guarire. Intanto Stefanelli, buona palla per l'Osgo che si gira bene, viene trattenuta, attacco di Ampezzan, libera benissimo Biondani che infila Di Giugno sull'angolo alla sua destra. Buona prestazione, continua in perterrita, 17-5 il risultato. Diventa anche in questo momento, logicamente, è piacevole, altrettanto difficile cercare di dare una spiegazione tecnica a questa partita, in quanto in questo momento davvero Teramo sembra non avere la possibilità di contrastare le ripartenze continue e veloce di Dosso Buono. Siamo a poco più di un minuto dopo la metà del primo tempo, c'è un margine che sembra già incolmabile di 13 gol di divario, 18-5 il risultato, ma la cosa che più lascia diciamo perplesso è il poco in questo momento che Teramo riesce ad esprimere in attacco. Credo che la Brecciosa vorrà parlarne al più presto, in quanto veramente non vedo come tiri facili scontati
intanto Stefanelli, ben scampione d'anni, peccato. Aveva, peccato, l'aveva pescata bene, molto bene, molto bene sulla rene, linea di 6 metri. Biondani, Biondani decisa, tira la palla, il portiere sempre in modo difficile può parare, c'ha la palla sopra la testa, però peccato che vada a sbattere sulla traversa. Intanto abbiamo Casu che fa una buona penetrazione centrale e vorrei dire che è l'unica del Teramo in questo momento che cerca di fare qualcosa per smuovere un attimino una situazione che è alquanto difficile in attacco per Teramo. Intanto abbiamo Stefanelli, c'è stata la sostituzione di Ampezzan per Zanete. Zanete libera Mazzieri, prende il palo, ancora Zanete in attacco, palla per Mazzieri, Mazzieri a Biondani, riparte l'azione d'attacco da destra verso sinistra, Stefanelli per Zanette, buona palla per Losco che da far suo. Una cosa abbiamo imparato a conoscere di Losco: se tu gli dai la palla, se tu gli dai la palla giusta e corretta in nella sbaglia, sua posizione, lei difficilmente sbaglia, perciò grande merito a lei che dalle prime partite è sicuramente cresciuta moltissimo, sì, in quella anche posizione, sai cosa, merito anche del fatto che gioca con più continuità. Prima non diciamo che era chiusa, perché questo non è vero, da Manfredini ha delle caratteristiche diverse, un po' diverse, in quanto più potente fisicamente. Intanto vediamo che Zanette recupera una palla lanciata al volo da Losco, purtroppo pensa alla linea dell'area, perciò invasione, riparte Teramo in attacco col 19-6. Stavamo cercando, sì, di completare il discorso riferito a Losco. È vero che Manfredini, cioè Losco non è, ha altre caratteristiche, sì, in quei momenti, in quanto Manfredini era in campo, Roberto preferiva, diciamo, la fisicità di Manfredini, Marica, sì. Dopodiché ha dovuto prendere atto del fatto che non c'era. Intanto Biondani, ripartenza veloce e gol ancora. Come inutile rimarcarlo, dopo le ragazze, Ampezzan, Mazzieri hanno conosciuto Erika, il gioco di Erika, che è bravissima a smarcarsi, e gli danno le palle. Certo, giocano molto di più il pivot di prima. Ecco, hanno dovuto adattarsi a un altro tipo di gioco verso, sì, il pivot. Lei, essendo più mingherlina, diciamo meno potente fisicamente, però ha l'agilità della sua. È vero che, specialmente nella palla a mano, la postazione del pivot in mezzo alla difesa avversaria non è una postazione per uno, diciamo, che possa soffrire lo strapotere fisico delle avversarie. Intanto vediamo Stefanelli, penetrazione, non viene, secondo me anche giustamente l'arbitro dà la regola del vantaggio, ha tirato un po' da libero, un tiro un po' affrettato, c'era forse un miglior passaggio per De Marchi sull'ala sinistra, ha preferito l'azione individuale. Buono l'intervento di Di Giugno che para col piede di richiamo, nulla di fatto, mancano 10 minuti e 20 secondi, 10 minuti alla fine del primo tempo, il risultato è di 20-6 per la pallamano del Suobono, che per adesso ci fa vivere una serata agevole, in assoluta tranquillità. È stato un buon tiro di Pelari, però e Lucchin, se mai ce ne fosse bisogno, fa vedere al selezionatore della nazionale che non possiamo dire che ha commesso un errore, ma beh, ci no, mancherebbe altro, no, anche perché onestamente, ma comunque che lei c'è, sì, quello lo possiamo dire, ma penso che anche loro lo sappiano, no, bene, lo di questa sanno, cosa lo sanno, non è un problema. Probabilmente è stata una scelta tecnica, giusto che sia, ho visto che hanno convocato la Barbara Meneghini, il portiere dell'Otto, che tanto bene ha fatto anche contro di noi. Certo. È giusto provare anche le altre a vedere. Intanto c'è stata un'invasione, ripartenza veloce, asse Lucchin Biondani, palla del 21-6. Questa sera Francesca non sta sbagliando un lancio di ripartenza. Braccio veramente caldo da parte, sì, di Francesca, che sta lanciando con frequenza millimetrica. E brave anche le compagne a farsi trovare sempre pronte con delle buone ricezioni per un tiro, diciamo, facile. Ancora un tentativo di penetrazione da parte di Teramo, non è andato a buon fine in quanto viene fischiato fuori il fondamento, ripartenza veloce, Mazzieri per Losco Biondani, entrata, palla sotto alle gambe del portiere Di Giugno, che ancora
non è riuscito a capire come deve fermare il tiro dall'ala destra di Biondani e porta la palla sul 22-6. Cosa che purtroppo ultimamente... Ma ti faccio una domanda, tra virgolette da ignorante, Marco. Non so, ma tu ti sei mai chiesto, o forse meglio, voglio fare questa domanda, amici, a Sofia Beghini, che è qua, che ci sta assistendo in regia. Lei fa tutti quanti gli aggiornamenti sul sito, sul nostro sito, verso la federazione, i risultati. Sofia, tu anche tu facevi l'ala, giocavi, è vero che giocavi in ala sinistra? Esatto. Ma tu non ti sei mai chiesto come fa Alice ad arrivare a fine della partita senza avere degli ematomi a tutta gamba? Perché ogni qualvolta va a tirare, a me sembra quasi che cada di peso sulla gamba. E io continuo a pensare, alla sera o ha veramente un distributore automatico di howling o di qualche, diciamo, antidolorifico in casa. Il fisico è una roccia quella ragazza. Perché è incredibile come... È una roccia a durare per 60 minuti del primo... Scusate un attimo perché abbiamo un piccolo problema tecnico, sembra che il microfono di Sofia non funzioni. Ci sono? Ci siamo, regia, tutto a posto, il microfono di Sofia? Ottimo. Ok, perfetto, no, grazie alla regia. Stavo dicendo che appunto Alice è una roccia perché ogni volta il contropiede cade e non si fa male, non si è mai lamentata. Principalmente però è una roccia perché in 60 minuti corre dal primo all'ultimo sempre con la stessa intensità, certo. Non molla un secondo. E poi, cioè, secondo me quando è in giornata la differenza si sente, la coppia Lucchin-Biondani fa la differenza in certe giornate. Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti lo dicevamo prima in presa diretta, c'è stato il primo quarto d'ora che è stato l'asse Lucchin-Ampezzan, che è un'altra che per quanto riguarda le ripartenze e la velocità non si fa pregare. Adesso negli ultimi minuti diciamo che ha preso il sopravvento l'asse Lucchin-Biondani. Non essendoci Ampezzan in campo in questo momento. Infatti lo dicevamo che Lucchin questa sera ha veramente il braccio caldo, ma perché è stata chiamata in causa tante volte per lanciare ripartenze e contropiedi e lo ha fatto sempre con un'ottima qualità, agevolata dalla nostra difesa e anche... Vorrei dire dal poco che fino a questo momento ha messo in campo Teramo, per nostra fortuna, però insomma io mi aspetto, diciamo che ci possa essere squadra, una reazione nel secondo sì, tempo. Sì, però una squadra comunque sia che noi per le caratteristiche che abbiamo facciamo male perché la velocità è il nostro punto forte e loro in velocità comunque peccano un pochino. Intanto abbiamo visto il gol del 22-7 che in questo momento deve essere rimarcato. Ecco. Fatto anche Mazziere, un bel gol di sottomano, non lascia neanche il tempo alla difesa di schierarsi che l'ha già trafitta per la palla del 23-7. Scusami Sofia che ti ho interrotto. No niente, comunque è molto importante questo inizio di partita viste le condizioni in cui arrivavano le ragazze con mille infortuni e principalmente mentalmente dopo una serie di risultati negativi che di sicuro non fanno bene. Ne parlavamo infatti prima con Marco di questa cosa qua, che è vero che erano delle partite, chiamiamole proibitive, non è neanche proibitive, però difficili sì. Però è vero anche che pur non avendo velleità di classifica, che Dosso Buono non deve vincere lo scudetto, non deve fare niente di tutto questo, però sai, anche l'appetito viene mangiando. Rispetto al girone d'andata, come era andata, ti aspettavi sicuramente altre prestazioni. C'è stato però molto positivo il fatto che oggi hanno avuto una reazione così forte e si sono riuscite sì, a sì, rialzare sono entrate così da subito in modo... ed è ancora una volta la forza di questa squadra, certo, mi permetto di dirlo dopo 20 anni di pallamano. Certo, intanto vediamo un lancio di Biondani, in qualche modo Zanetta recupera la palla, ci ragiona su, ha fatto bene, però... Visto che sei qua Sofia e che hai, e come hai detto un attimo fa, hai vissuto tanti anni insieme a le chiamo ancora tue compagne di squadra perché sì, a tutti gli effetti lo saranno sempre. Sì. Tu sei una sua ex compagna di squadra, ma per te sono ancora le tue compagne di squadra. Decisamente. No, dai, anche per loro. Mi coinvolgono sempre in tutto quello che fanno ancora ad oggi, nonostante il palazzetto ci venga solo praticamente per le partite. Esatto. Una domanda che secondo te può essere una fatalità o un qualcosa? Nella mia mente, ricordo ancora anche l'anno scorso, un giro,
a parte l'inizio, un girone di andata con una serie infinita di vittorie e una ripartenza dopo le festività natalizie, sì, molto più lenta per andare dopo verso la fine. Può essere anche un discorso di preparazione, di non posso credere che sia soltanto, diciamo, fortuna sfortuna o cicli, no, di partite vinte, ma è più una cosa di concentrazione. Perciò tu non credi che possa essere anche un discorso di preparazione, che nel periodo, diciamo, post natalizio, nei primi mesi, mese e mezzo, ci sia un calo fisico, che è, logicamente no, può essere. Ma è più una cosa di concentrazione. Dopo ovviamente calo fisico, poi c'è anche da dire che comunque sia, quest'anno sono stato veramente tantissimo sfortunate con la serie di infortuni che ci sono stati, che penso che siamo l'unica società in Italia ad aver così tante giocatrici in questo momento in tribuna, purtroppo. E di questo, e dopo, di questo purtroppo è anche una cosa mentale nella squadra, quando cominci che una fuori, l'altra fuori, non è di sicuro facile. Certo. E questo apriamo, hai dato vita a un'altra cosa che avevo io nella mia testa da chiedere al presidente, a Marco. Può essere, è soltanto, diciamo, un insieme di casualità, o è stata fatta magari anche un'analisi in sede tecnica col preparatore atletico, con l'allenatore stesso, possa esserci qualche, diciamo, non dico defezione, però qualcosa da rivedere nella preparazione, in quanto la serie di infortuni è veramente lunga, Marco. Sì, sì, allora, la sfortuna è sicuramente una cosa. Allora, dei discorsi sono stati fatti anche con l'ortopedico. Esatto. Si è parlato anche col dottor Filippini, personalmente gli ho parlato. E lui diceva che la tipologia di infortuni è stata fatta, sono tutti infortuni traumatici, quindi insomma non è difficile, non sono infortuni dovuti a stiramenti, strappi, contratture. Ok, certo. Beh, questa è una bella lui ha detto, per carità, può esserci anche sì, non è positiva per l'infortunio, no, però è una cosa, diciamo, non devi pensare a un errore, fisicamente, esatto, non sei pronto, ma comunque, esatto, sono problemi che vengono da contrasti, sono problemi che sono stati tutti infortuni di rottura, ginocchio, caviglia. Sì, è vero che essendo uno sport di contatto, tanto fisico, Sofia, tanto fisico, no, ecco, è l'ennesimo tonfo di Alice. Tonfo di Alice. Scusate, amici, se ogni tanto mi viene un po' da ridere, ma è veramente incredibile vederla dal vivo, Alice. E vi assicuro che dopo sembra cadere di peso sul parquet, ma in realtà è un tipo di caduta che fa rumore, ma non fa male. Non diciamo, fa male, esatto. No, alla fine partite come fosse nuova lo stesso, quindi non ti stavo dicendo, Sofia, è vero che, come diceva Marco, che si è trattato tutti quanti di infortuni traumatologici, però è vero anche che, essendo uno sport di contatto, anche il fisico deve essere comunque, sì, preparato e allenato a questo continuo contatto. Infatti l'unica cosa che, diciamo, ha sollevato Filippini nella sua analisi è stata quella che, ovviamente l'anno prossimo, perché questa stagione ormai non possiamo più fare, no, però in sede di preparazione magari fare una preparazione più sostanziosa a livello muscolare per la muscolatura delle gambe, quello sì, perché probabilmente anche la muscolatura che sta attorno al ginocchio, di coscia, interno coscia, se è ben robusta tende, certo, a proteggere. Anche perché è una tecnica che fa parte di questa squadra, può reggere l'impatto. È da tre anni che io per prima ci ho lasciato due ginocchia. Quindi, intanto, nel nostro chiacchierare, nel cercare di farvi compagnia, onestamente, amici, la partita per adesso non ci sta dando poi questi grossi spunti di dialogo sull'aspetto tecnico della partita. Volge al termine del primo tempo, il risultato si chiude sul 25-9 per la Vemplast d'Ossobuono. Facciamo un attimo di sosta, 10 minuti di pausa, ci andiamo a bere chi il tè caldo, chi il tè freddo, ognuno berrà quello che vuole e ci sentiamo fra 10 minuti. Okay. Grazie, a presto. Grazie, a presto. A dopo. Tornati da nuovamente pausa, nuovamente qua,
ci apprestiamo a riprendere la cronaca diretta della partita tra la Pallamano Vemplast d'Ossobuono e il Teramo. Il risultato del primo tempo, forse lo dico in modo prematuro, non ammette repliche, diciamo. Forse lo dico in modo prematuro, Marco, però sembrerebbe non ammettere possibilità di suspense nella partita. Il 25-9 sembra dare già un responso netto, logicamente c'è ancora tutto un secondo tempo da giocare, sì, sì, per carità. Ma per come ha affrontato la partita la Vemplast d'Ossobuono, mi sembra che questa sera sia ben decisa a portare a casa i due punti in palio. Riprende l'attacco, è entrata Sofia Ghilardi, intanto riprende l'attacco il Teramo, tanto Marco, come diceva, ha visto già un avvicendamento, viene dato spazio a Sofia, anche se arriva da un infortunio. Un attacco di Pellarì viene fermata da Zanette, ancora Pellarì nella parte centrale, Zanette, intervento della palla, Biondani recupera la palla e ripartenza veloce, Mazzieri per Ghirardi, palla a Zanette sulla linea dei 6 metri, invasione del difensore numero 7 del Teramo Pellarì, tiro dei 7 metri decretato dagli arbitri, che si accinge a tirare il nostro cecchino Mazzieri. È diventata veramente tiro dei 7 metri e non ci smentisce, e non si smentisce. Di Giugno che va a coprire il suo palo di sinistra e la palla che va sulla parte destra, perciò muove per primo il tabellino e il d'Ossobuono. 26-9 è il risultato in questo, quando sono passati un minuto e mezzo. Palla recuperata velocemente, ripartenza veloce ancora di Biondani e partita che passa sul 27-9. Sembra, Marco, che la partita sia ripresa da sì, dove l'avevamo lasciata. Esatto, con lo stesso ritmo, diciamo, incessante che Teramo non è in grado di sostenere sicuramente. E le nostre ragazze continuano a macinare gol. Tanto abbiamo sì, c'è anche Giorgia in campo, visto. Abbiamo adesso Moretti che sembra avere lo stesso braccio di Lucchi. Sì, infatti probabilmente nell'uscita gli ha detto Lucchi, appena recupera la palla guarda la tua destra che tanto la Biondani la trovi, butta la palla là che per il resto si arrangia lei. E a tutti gli effetti questo sta accadendo. Esatto, esattamente, è vero, è vero. Attacco centrale da parte del numero 18 del Bucceroni, dovrebbe essere, sì. Ah, ho sbagliato io. Sì, sì, beh, l'ho visto, è Bucceroni. La Bucceroni è il numero 29, scusate. Invasione di area nella difesa per quanto riguarda la Vemplast d'Ossobuono, tiro dei 7 metri decretato dall'arbitro. Pellarì, palla all'angolo sinistro, nulla da fare per Moretti e risultato sul 28-10. Ripartenza immediata del d'Ossobuono, non c'è un attimo di pausa. Ghirardi per Mazzieri, Zanette De Marchi, Zanette ancora, Ghirardi, Mazzieri. La palla circola velocemente per linee esterne, ancora non c'è un inizio di schema da parte del d'Ossobuono, ancora passaggio, ecco un taglio di Biondani, finta di Ghirardi, inversione, tiro, ben posizionato di Giugno, ferma il tiro, nulla di fatto per il d'Ossobuono, ripartenza di Teramo con la solita Pellarì che muove la palla per caso a sinistra, tentativo di penetrazione di Bonfini, fermato, ancora attacco, ancora Pellarì. Nel frattempo, veniamo alla fine di questa azione, nel frattempo ci ha raggiunto qui in postazione uno dei due allenatori della Pallamano Vemplast d'Ossobuono settore maschile. Intanto viene fermata un'azione e ripartenza di Ghirardi, e questo mi permette, insieme al presidente Beghini, di fare anche un po' un punto su come è messa la situazione del settore maschile, in quanto d'Ossobuono non è soltanto femminile, anche se in questo momento, diciamo,
le ragazze occupano una postazione migliore o maggiormente hanno una vetrina maggiore, una visibilità maggiore, però Dosso Buono, non dico che è una polisportiva, però è una delle poche società, vero Marco, sì, in Italia, che all'interno della sua società, della stessa società, vanta sia il settore maschile che femminile. Avevo invitato anche, diciamo, il primo allenatore Carlo Nodera, ma ha dovuto andare via, perciò abbiamo qua l'aiutante nonché il direttore sportivo del settore maschile, Arturo Bosco, al quale chiedo come sta andando, qual è la situazione del settore maschile per quest'anno. Salve a tutti, beh, diciamo che i ragazzi dell'Under 19 ultimamente hanno rimesso un po' in piedi il campionato, attualmente siamo quarti, quindi diciamo che possiamo avere delle possibilità buone per giocarci un po' magari l'accesso ai playoff. Sì. La Serie B diciamo paga un po' l'inesperienza, sì, perché insieme a giocatori di una certa qualità abbiamo tanti giovani che sono costretti a giocare comunque due campionati, quindi li affatica un pochino. Ma quali sono, questo lo chiedo magari a Marco, sì, insieme a cosa, oltre diciamo alle due citate squadre, in che cosa la Vemplast Dosso Buono è impegnata nel settore diciamo maschile anche femminile, sì, per quanto riguarda i giovani, sì, perché è una cosa che mi preme diciamo anche, sì, parlarne con voi, sì, del lavoro che viene fatto alle spalle della vetrina. Allora, quest'anno per la causa di questo, chiamiamolo buco dettato dalle date generazionale, abbiamo solamente le due under 19 come giovanili. Dopo, sì, abbiamo però un numeroso gruppo di under 13 maschili e femminili, maschietti e femmini misti, che stanno facendo concentramenti in giro per il nord Italia e contiamo ovviamente di rimpinguarlo per la prossima stagione. Certo. Come? Stiamo lavorando in modo veramente importante nelle scuole con del comprensorio, parliamo di scuole di Dosso Buono, Alto Rizza, di Casteldazzano, San Giovanni Lupatotto, Verona, perciò Santa, diciamo, Lucia. Stiamo, sì, spaziando un po' in tutto quanto il territorio veronese. Stiamo lavorando, oddio, territorio veronese non più di tanto, perché ovviamente anche se abbiamo avuto, ripeto, delle grosse richieste, numerose richieste da tante scuole della provincia di Verona, però purtroppo la lontananza e la disponibilità di tempo è quello che è. Stiamo concentrando più sul territorio nelle vicinanze di Dosso Buono, quindi stiamo andando, ripeto, a San Giovanni Lupatotto, a Casteldazzano stiamo facendo veramente un lavoro importante nelle scuole elementari e nelle scuole medie di Casteldazzano, di Beccacivetta, e adesso abbiamo iniziato a farle a Santa Lucia e prossimamente qua nel comprensorio a Alto Rizza. Una domanda, questa la voglio fare ad Arturo, ma anche tu Marco, se troverai il punto di aggiungere qualcosa. Quali sono secondo te, Arturo, le grosse difficoltà che come diciamo operatori trovate nella diffusione della pallamano a livello giovanile? Che cosa manca per riuscire diciamo a fare un qualcosa di veramente importante? Beh, secondo me paghiamo tanto il fatto che non abbiamo comunque una squadra di Serie A di riferimento. Perciò la nazionale non fa certamente una buona pubblicità. Basta pensare insomma alla pallavolo che con i risultati, perciò, delle, diciamo, grandi tu squadre. Tu pensi che la visibilità sia una delle cose? Perciò sicuramente manchiamo in quello. Noi riusciamo comunque a sopperire perché a Dosso Buono abbiamo storicamente, esatto, riusciamo comunque, il bacino c'è, dobbiamo riuscire a reintegrare questi ragazzi, a aumentarli e fargli venire la voglia di giocare ancora a palla a mano. Speriamo noi con i risultati magari dei ragazzi dell'Under 19 di riuscire a fare qualcosa insomma. È sicuramente importante il risultato sportivo, anche se
talvolta se ne parla anche a sproposito, secondo però, me. Però il fatto che a livello giovanile non è importante il risultato, però alla fine i ragazzi, se vincono in modo corretto, vincono si appassionano e restano. Uno che perde sempre, sì, viene, però lo spirito è ben diverso, diventa più difficile, credo Arturo, che tu che sei sul campo, è più difficile tenere unito il gruppo, motivare i ragazzi, in quanto sai, se vinci c'è anche la motivazione di allenarsi meglio. Arturo lo può confermare, la differenza tra l'anno scorso e quest'anno. L'anno scorso, diciamo, i risultati venivano c'era scollata la cosa. Vedete, vedo un bel gruppo che lavorano bene, infatti stanno avendo risultati. Abbiamo anche un paio di ragazzi di non indifferenti che sono stati, che alcune squadre seriali hanno già messo gli occhi addosso, hanno già fatto delle tra virgolette delle richieste. Questo aspetterà al presidente, dopo riuscire a Arturo trattenere questi giocatori per dare un futuro magari glorioso, come già è stato per Dosso Buono, esatto. Perché non più tardi di qualche anno fa, insomma, Dosso Buono vantava comunque tutte e due le squadre in A1, perciò diciamo è stato fatto qualcosa di importante. Dopo sì, poi considera anche che quest'anno abbiamo tanti ragazzi giovani con il gemellaggio con la squadra di San Lazzaro, abbiamo recuperato dei buoni ragazzi, sono tutti tra under 15 e under 17, quindi anche per loro è sicuramente una bella esperienza e li farà maturare tantissimo. Tanto permettimi Arturo un attimino nel nostro dialogo di aggiornare anche la situazione della partita, in quanto Dosso Buono continua imperterrito a macinare contropiedi a ripartenza. Abbiamo visto un attimo fa un lancio millimetrico, posso dire un no look da parte di Girardi, che ha pescato come sempre Biondani dalla parte opposta, e adesso stessa cosa avviene con Zanetti. Il risultato, quando siamo a 18 minuti dalla fine, dopo 12 minuti in questo caso penso non lasci spazio a repliche, il risultato è di 37-12. E questo ci permette di fare due chiacchiere per salotto. La realtà è Dosso Buono, non è conoscere meglio la mano di Dosso Buono, coinvolgere anche magari quelle persone che quasi sempre lavorano all'ombra, perciò, e capire anche quali sono le difficoltà che incontrano e come è messo a tutti gli effetti il movimento. No, ma infatti, allora ripeto, il movimento, cioè la maschile, è un bel gruppo, sta lavorando bene. Merito anche ad Arturo e a Carlo, non è in dubbio la cosa, e dopo soprattutto di qualità, cominciano ad esserci alcune qualità, alcuni ragazzi di qualità che non fanno altro che renderci orgogliosi di averli qua con noi, e sarà il nostro ovviamente impegno tenerli qua, cercare di creare qualcosa. Perciò mi stai praticamente dicendo, Marco, che in futuro il mio impegno l'idea in sede di commento non sarà soltanto un sabato alla settimana, ma due, perché speriamo sicuramente, dai. No, io non lo spero per quanto mi riguarda, me lo auguro per la pallamano di Dosso Buono. Beh, era sottointeso quello, anche perché, Stefano. Anche perché Stefano Cazzador potrebbe fare del re, dell'altro. Lasciamo stare. Non... Sempre 24 ore hanno le giornate, perciò diventa che difficile fare qualcosa in più. Però vabbè, mi ha fatto piacere parlare di questa cosa qua. E intanto c'è un minuto di time out chiamato da il risultato, penso che sia da Teramo o da Dosso Buono, non ho visto, forse da Dosso Buono, ma forse magari ha visto un lieve rilassamento Roberto, perciò ha chiamato le ragazze a sé, anche se la vedo difficile. Scusatemi, non sono stato molto tempo alle dinamiche della partita in questo momento, ma il risultato non è che ci permetta di parlare di tante cose dal punto di vista tecnico. 39-13 è a 17 minuti dalla fine. Penso che, a meno che non si addormentino in campo. Ma probabilmente devono svenire tutte quante nello stesso momento. Sicuramente, perché. Spero che no. No, ho sbagliato, scusate amici, il time out era stato chiamato da Teramo. Anche mister La Brecciosa, non so anche lui cosa possa andare a scovare in una partita che purtroppo sembra non avere esito.
39-13 dicevamo, riparte da Bucciaroni. Sì, scusa, dimmi. Diciamo è più basata sulle ripartenze e la velocità più che sul gioco reale. La stanno soffrendo tanto. Certamente sai, le ripartenze, la velocità, cosa avvengono quando non riesci mai comunque a concretizzare. È vero il buonissimo primo tempo di Lukin, è vero altrettanto il buonissimo secondo tempo che sta facendo Moretti. Sono tanti gli errori che sono stati fatti dalla linea dei 6 metri da parte delle ragazze di Teramo. Però questo ci ha permesso quest'oggi di fare finalmente una giornata in tranquillità. Io voglio ringraziare Alberto della cosa che ci ha, sì, ci esatto, ha permesso esatto, di esatto. Assolutamente sì, e salutarlo nuovamente. Voglio ringraziare Arturo per la sua presenza, grazie per esserci venuti a trovare, e andiamo avanti con questi avvicendamenti, perché adesso ho invitato anche le infortunate croniche di Dossobuono, alle quali voglio un attimino chiedere un po' di cose, vediamo cosa mi dicono, se pensano mai che... Reparto ortopedia. Esatto. Adesso fra poco le ragazze qua le farò accompagnare direttamente dall'ortopedico, così evitiamo di chiedere qualcosa a loro. Beh, Marco da più vecchia ha compiuto gli anni ieri. Questa è una bella cosa, perciò tanti auguri Laura. Grazie, stiamo parlando di Laura Guadagnini, l'età naturalmente non si dice, è sicuramente sopra i 18 e lì ci fermiamo, giusto? Esatto, sei maggiorenne, esatto. Laura? Sì, quello sì. Ok, perfetto. Allora intanto permettimi di chiedermi come stai, è la cosa principale, come stai, come sta andando il tuo recupero, e anche se ti è possibile darmi delle tempistiche, perché noi di vederti qua che giri per gli stalti siamo stufi, cioè vogliamo vederti in campo correre, litigare, a sbattere, almeno come diceva prima Sofia, da una parte sbatte per terra Alice, dall'altra parte sbatte Laura, e sistemiamo un attimino anche il parquet, altrimenti tutte quante le cature sono tornate dall'altra parte. No, devo dire che il mio ginocchio è in netto miglioramento, e giovedì ho ripreso gli allenamenti e ho ripreso proprio alla grande, devo dire che ha risposto molto bene, non me l'aspettavo e sono molto felice. Sto continuando comunque la riabilitazione perché devo rinforzare ancora il muscolo, la muscolatura, però dai, speriamo per le ultime 3 partite, ecco, di ritornare in campo. Perciò io faceva Marco della ripresa dopo la sorta, diciamo, dopo settimane, dopo l'impegno internazionale, conti di tornare in campo a dare penso una mano esatto, se tutto va bene e continua come deve andare, sì. Ma deve andare tutto bene perché ormai non può andare male. Tu dici Marco che no, basta, ormai abbiamo dato. Ma tu sai che questo non voglio sicuramente, anzi toccate tutto il ferro che c'è qua nel circondario, non vuoi fare l'uccello del malaugurio, ma quando pensi di essere in fondo tante volte andiamo a scavare. Perciò sì. Marco, meglio sempre restare qui piedi. Certo, un sicuramente. Grandissimo in bocca al lupo Laura per la ripresa, ci mancherebbe altro, come ti ho detto prima vogliamo rivederti in campo. Sì. Perciò speriamo. Andiamo avanti Marco, dimmi tu con chi vuoi che parliamo adesso. Beh, con l'altra di lungo corso. Con l'altra di lungo corso, questa qua. Presentati. Questa sugli spalti. È già venuta a trovarci. Sì, una volta. Lei la possiamo usare purtroppo ancora per tante cronache, in quanto per lei purtroppo la stagione è finita, ne abbiamo parlato prima, intervento al legamento crociato. Vedo anche con piacere l'ultima volta che ci siamo incontrati avevi le stampelle, adesso le stampelle non ci sono basta, più. Basta, non voglio più vederle. Adesso basta. Vedo che cammina bella spedita. Sì. E spiegami come sta andando la tua riabilitazione. No, molto bene, sì, ho fatto il controllo pochi giorni fa, dopo 3 mesi dall'intervento, tutto è andato bene. Ha detto che tutto sta procedendo nella norma, che vabbè ci sono diverse infiammazioni ma tutto è normale, e niente, bisogna continuare con costanza, 3 volte a settimana riabilitazione, palestra, rinforzo e via. Spero magari di riuscire per fine campionato a fare qualche allenamento. Intanto fammi un attimino sottolineare l'ingresso della giovanissima Merzi e il gol. Sì. È vero, il risultato non è in discussione, però è sempre un piacere quando le giovani atlete dell'Under entrano in prima squadra e fanno gol. Scusami Elisa, vai. No, niente, figurati. E niente, speriamo anche di riuscire verso fine stagione a fare qualche allenamento, se si può, se mi dicono ovviamente che posso, se no l'anno prossimo. Allora diciamo che
l'impegno è di essere, di tornare al 100% per la ripresa degli allenamenti per agosto, sì, quando sì, inizierà sì, diciamo la preparazione la prossima stagione, per agosto, certo, forse per giugno o quando sarà. Sì, sì, sì. Quanto tu... Comunque è confermata per l'anno prossimo. E dai, grazie. Certo. Almeno quello, dai, sono sicuro. Stavo facendo un piccolo ragionamento, in quanto penso che Elisa ben lo sappia, ma lo sa anche chi la gestisce. Venendo da un lungo infortunio, lei appena avrà la possibilità dovrà cominciare a lavorare per portarsi alla pari delle sì, compagne che hanno comunque una stagione nelle gambe, che hanno bisogno di un po' di riposo, lei invece deve ricostruire tutta quanto la muscolatura e anche togliere la paura che ho nel fare tutto, perché quella esattamente, è tanta. Questo arriverà col tempo, sicuramente ci vorrà un po' di tempo, ci vorrà qualche sconto, qualche spavento, sì, quando ti accorgerai che comunque il ginocchio regge e tutto è tornato sì, come prima. Esatto, esatto. Ma questo è... Sì, quello ci vuole tempo alla fine, non è che... Bene, mi fa piacere. Bene. Andiamo con l'ultimo... Con l'ultimo infortunio, Marco. Con l'ultimo infatti. L'ultimo in sequenza. Avanti. Ciao. Tu ti chiami, presentati intanto. Sara. Mi chiamo Sara. Bene. Tempistiche, cosa è successo? Qua, noi siamo stufi di vedervi qua in tuta che girate per gli spalti, ragazzi. Io ho piacere a vedervi correre in campo e purtroppo è troppo tempo che vedo ragazze in tuta qua, chi con la stampella, chi col bastone, Marco, chi col braccio al collo. Sono stufo anche di... cioè... Lei le ha dismesse da poco le stampelle. Sì, no? Cioè ce le ho ancora, come appoggio. Ma le hai buttate cose nello stanzino, le hai buttate no, fuori ce o, dietro, o ce l'hai ancora lì in fianco al letto, no, che ogni tanto le utilizzi? Fianco al letto, che mi servono ancora per un po', però poco, poco. Come sta andando il tuo recupero? No, a che punto sta andando bene, sono proprio all'inizio io, perché sì, ho appena tolto il gesso e il mio recupero... Sono molto positiva, dai, 3 settimane, sono in campo. Lì, tra 3 settimane anche lei, sì, lei di... ricordiamo, viene da che tipo di frattura? Frattura del malleolo. Sì. Frattura del malleolo, perciò quell'ossicino piccolino che è insignificante ma rompe le scatole, sì, come esatto, uno grande. Esatto. È giusto il termine? No, esatto. Va bene, dai. Perciò diciamo 2-3 settimane. La cosa positiva in questo caso è che non si tratta di... infortuni no, no, muscolari, no, no, cosa, traumatico, o tendine, esatto, come si diceva prima, traumatico esatto, questa cosa qua. Come contiamo una anche volta... lei di recuperarla 3 settimane, dovrebbe sicuramente riprendere. Perciò dopo diciamo che Roberto con la ripresa della partita, intanto vediamo una mezza virgola da parte di Ghirardi, con la ripresa degli allenamenti da parte di delle partite diciamo dopo Pasqua, sì, Roberto potrà contare dovrebbero rientrare Laura, sicuramente Laura e Nicoletta Marchegiani sicuramente. Sara se non è la prima, la seconda sicuramente anche lei, quindi Sara non tirarla troppo lunga perché dopo il campionato finisce, voglio dire, sì, adesso ho capito tutto, ma dopo deve giocare anche lei, giusto almeno sì, riprendi confidenza col campo, riprendi no, fiducia, ma arriva giusta col Conversano, dai. Tu dici, perciò subito con emozioni no, forte. Tosta anche questa è tosta, questa riprende bene, sono convinto. Bene, bene, mi fa piacere, grazie anche a te. Basta, Sara, di esserci venuta. Nicoletta Marchegiani è tornata a casa. Non ce ne sono più, grazie anche a te di esserci venuta a trovare, perché e di averti aggiornato della situazione. Nicoletta ci sta guardando, presumo, e però è tornata a Cingoli perché doveva studiare, prepararsi l'ultimo. Allora salutiamo Nicoletta intanto e l'aspettiamo. Non la voglio aspettare qua Marica, in sede di commento. Marica è là, anche Marica è là. Adesso vediamo, mandiamo magari qualcuno, sì, mandiamo Sofia, vediamo se riusciamo. Non se, vuole parlare. Se riusciamo andare a prendere anche Marica per chiedere come sta. Ci dice che non vuole parlare, è però silenzio stampa. Secondo me con un po' di pressione Sofia la riesce a portare qua. Intanto riprendiamo per quel che ci riesce una cronaca diretta riferita alla partita. Quando mancano 8 minuti al termine dell'incontro, è dall'inizio purtroppo che diciamo, purtroppo per lo spettacolo diciamo, ma ben per noi, che la partita ha ben poche cose da dire, il risultato è di 47-17, non so se è un record per Dosso Buono per quanto riguarda le reti realizzate, ma poco ci manca. Non sì, sono... sì, no, penso che in Serie A, sicuramente non abbiamo mai raggiunto il 50 gol, io adesso non lo so se li raggiungeremo, ma
penso di sì, mancano 7 minuti mancano 7 minuti alla fine, perciò presumo che i tre gol si possano fare. Intanto vedo che ci sono 5 ragazzi in campo, perciò è stato dato, sì, Zanetti ha preso due minuti, questo vi spiega quanto poco sono stato a tempo in questo momento alla partita. Intanto c'è un tentativo di penetrazione di Stefanelli. Intanto vediamo Sofia che ritorna, ma no, non vedo Marica. Ah! Mi scuso con Marica, che no, non l'avevo vista presente perché prima aveva dato, non aveva dato perché, l'ok, no, perché a... No, perché mi sono accorto che mancava una della formazione, della formazione dell'ortopedia. Bravo, mancava. Bravo. Dal momento che abbiamo intervistato tutte le ragazze presenti qua, purtroppo infortunate, mi sembrava doveroso... Intanto vediamo che l'erede di Marica Dolci mette dentro la palla del 40. È vero, proprio è l'erede di Marica Dolci. Perciò questo ci fa piacere per il Dossomone, in quanto vediamo che abbiamo delle buone alternative e magari mettiamo un po' di pepe, anche se mai ce ne fosse bisogno, alla volontà di Marica di rientrare il prima possibile. Intanto permettetemi di chiedere come stai. Io sto bene, sto aspettando l'operazione in modo tale da tornare più presto in campo. Ricordiamo agli amici di che tipo, di che genere di infortunio hai avuto e cosa... Mi sono fatta male alla spalla, ho un legamento un po'... Messo male. Esatto, messo male, non molto, molto simpatico. Male. E operiamo e torniamo più presto in campo perché mi manca molto. Tanto. Sì, è difficile stare qui, tanto... Però sono contenta che finalmente oggi, insomma, stanno facendo quello che sanno fare. Sono brave loro. Ne avevate bisogno, io mi sento parte in causa, certo. Però ne avevate sicuramente bisogno, noi, un po' per il gruppo, per un po'. Per noi, tutto. Roberto e Marisa, che comunque sono sempre con noi, il pubblico, immagino voi, la dirigenza, allora. Cioè tutti avevamo bisogno di questo, di vederle divertire, vederle fare e vedere anche delle piccole, permettetemi, perché sono piccole, io ma in campo. Perciò non sei preoccupata da questo ingresso di Dolci che subito nella posizione di pivot ti va a fare un gol. Oltretutto, no, Marica. Le caratteristiche di Dolci sono molto simili alle tue, non è certamente il pivot tipo Losco, è più un pivot tipo Marica, perciò molta prestanza fisica, potente. Perciò è il degno erede Marco di Marica. Sì, a meno che l'osco però, non metta su 20 kg di muscoli di cuore, ma però no. Stiamo no, perché parlando, dopo io cosa faccio? No, stiamo parlando comunque, a parte Dolci che è giovanissima, ma stiamo parlando anche di Marica, sì, che non è giovanissima, Marica, ma è molto Marica, giovane. Marica è giovane. È molto giovane, non è giovane. Dolci dico giovanissima perché è più giovane di Marica, giovane. Di Marica. Marica è molto giovane. Beh, poi dopo perciò, con un legamento nuovo ancora più giovane. Hai voglia. Erika è meno giovane. Erika è meno giovane. È diversamente giovane. Noi diversamente giovani siamo noi. Siamo noi diversamente giovani. Esatto. Ma calma ragazzi. Perciò diciamo che nella posizione di pivot Marica, il dosso buono è abbastanza Marica, coperto. Marica diciamo tutti che per l'economia del gioco il dosso buono manca ovviamente. Perché in difesa, specialmente in difesa, ma certo, è importante. Ma ne parlavamo prima che comunque è... Allora, fermo restando che Losco è sicuramente... Ha un'esperienza. Ha l'esperienza, ma è un pivot un po'... Di altre caratteristiche, sì. Atipico, anomalo, sì. Perché in quanto va a giocare in una posizione non facile, di non facile gestione, infatti in mezzo alla difesa avversaria, diciamo ogni tanto qualche... manata o qualcosa scappa. Ne sa qualcosa Marica, Marica sì. È la parte bella del gioco però si difende, devo dire, Si difende da far suo Losco anche però logicamente è un po' più diciamo mingherlina. Intanto vediamo che Teramo accorcia un po' le distanze, ancora non siamo arrivati ai fatidici 50 punti Marco, ma ci arriveremo. 3 minuti e 48 sicuramente dice Marica che ci arriveremo, io aspetto sempre di vederlo scritto, allora dopo ti dico che ci siamo giusto, arrivati. Giusto, per scaramanzia. Quando lo vedo scritto ti dico che ci siamo arrivati. Intanto vediamo che è finita la lunga pausa di Ampezzan, Roberto ha rimesso in campo Ampezzan, per Merzi, Girardi, Stefanelli, Zanetti che è andato nella posizione alla destra, Girardi che entra ed ecco il numero 50 scritto sul tabellone, ben poche volte nella pallamano si legge. È più facile leggere a numeri invertiti quello 05 lì che leggere il 50.
perciò veramente è un altro record che queste ragazze sono riuscite a, a infrangere. Altra palla recuperata, non c'è più Biondani da davanti, però è arrivata a Pezzan e ha ricominciato quello che aveva lasciato dopo il primo quarto d'ora del primo tempo, quando Roberto ha deciso di farla riposare. 51-21 il risultato, quando mancano 2 minuti e 40 secondi alla fine, è quasi tempo di analisi finali. Permettetemi di ringraziare Marika, che è stata qui con noi. Grazie a voi. Ci ha dato un attimino, ci ha aggiornato sulla sua situazione fisica. Permettetemi di fargli l'in bocca al lupo di un pronto recupero, che vada tutto bene per l'intervento alla tua spalla, e ti aspettiamo non più qua sopra. Basta, io spero di poterti quest'anno abbiano dato abbastanza. Spero di poter ritornare a commentare le tue gesta. Talvolta magari posso essere stato duro nei tuoi confronti e aver fatto qualche commento non positivo, però fa crescere anche quello alla fine. Ma è stato sempre fatto in fin di bene. Infatti, immagino. Fa crescere anche quello. Assolutamente, una grande cosa. Assolutamente così. Grazie Marika. Grazie a voi. Sì, infatti sto per piangere. Si sta emozionando. Ciao ciao. Sì, Marika è così. Un minuto e 40 secondi. Siamo ormai arrivati. Diciamo ai titoli di coda della partita. Sì, sì. Che considerazione, Marco, possiamo fare su questa partita, anche se tecnicamente, allora, onestamente, diciamo c'è che ben la partita, poco da dire. La partita c'è ben poco da dire, dominio dal primo all'ultimo minuto, non c'è mai stata partita, e per carità, merito nostro, demerito del Teramo, ci sta uno, ci sta l'altro, non c'è niente da dire. Diciamo solo che le nostre avevano una gran voglia stasera di riscattarsi, ma certo, veramente. Quindi, anche perché, come dicevi tu, dopo l'ennesimo, fra virgolette, seppur per fortuna questa volta lieve infortunio capitato a Ghirardi in settimana, sai, c'è dentro anche a volte quella cosa che ti fa pensare che tu sia, diciamo, stia passando una stagione veramente troppo tribolata, con troppi problemi, perciò anche, diciamo, lunga incartita ti può far sospettare che sia di un infortunio grave. Esatto. Per fortuna non è stato così. Ghirardi in campo, mi sembra che abbia sopperito abbastanza bene, probabilmente ha un piccolo problema, ma non più di tanto. Intanto Zanetti recupera una buona palla, Stefanelli per Ghirardi, parla ad Ampezzan che si fa parare il tiro, però c'è stata un'infrazione. E chiudiamo la partita con i 7 metri. La partita viene chiusa con un tiro da 7 metri, perciò potenziale possibilità di chiudere la partita sul 52-23. Non va Mazzieri sul tiro di 7 metri, ma va Merzi. A lei il compito di aumentare, diciamo, il divario. Aspettiamo il fischio. Ricordiamo che dopo il tiro di rigore la partita sarà finita, in quanto è scaduto il tempo, viene data la possibilità di fare il tiro di rigore, ma nel caso, nell'eventualità che ci fosse stata una respinta, non c'era assolutamente la possibilità di rigiocare il pallone. Comunque, dai, partita finita, 52-23. Sì. Cosa c'è da dire? Non c'è niente da dire, c'è solo da dire. Ci siamo divertiti, abbiamo intervistato abbiamo Arturo, sentito, abbiamo sentito le ragazze. Ci ha dato la possibilità di parlare anche